Asili nido e scuole materne apriranno le loro porte tra circa una settimana, ma ancora a tener banco è la questione vaccini. In attesa dell'obbligo flessibile proposto dal governo giallo-verde, il ministro della Salute Giulia Grillo, con una circolare ad inizio anno, ha dato avvio all'autocertificazione dei genitori sulle avvenute vaccinazioni per il prossimo anno scolastico. Ricordo ai genitori che individuati come inadempienti, che non abbiano prodotto in realtà attestazioni vaccinali, che comunque anche la certificazione non veritiera è soggetta poi a eventuali sanzioni di tipo penale per dichiarazioni mendaci. L'autocertificazione prevede poi anche una verifica anche a campione per verificarne l'autenticità. In Toscana, dove si registra un trend positivo, esiste un'anagrafe vaccinale aggiornata, per cui non ci sarà bisogno di ulteriori autocertificazioni. I genitori non sono costretti ad acquisire la certificazione e produrla alla scuola, ma è l'istituto scolastico che invia l'elenco degli iscritti alle aziende USL di riferimento. Noi verifichiamo gli elenchi, identificando gli inadempienti vaccinali, e comunichiamo il risultato alla scuola, che chiederà esclusivamente ai genitori dei bambini identificati come inadempienti la verifica dello stato vaccinale. Nell'Aretino sono ancora ad oggi circa 200 gli inadempienti. Devo dire che l'impegno profuso anche per rispettare il dettato della legge sull'obbligo vaccinale ha prodotto dei risultati consistenti, molto positivi, perché per 6 vaccinazioni su 10 siamo a oltre il 95% di copertura vaccinale, e per quanto riguarda il morbillo, parotite, rosolia, varicella siamo intorno al 93%. E partivamo dall'89%.